Buonasera a tutti e grazie per essere presenti qua in questa bellissima sala che l'amministrazione comunale ci ha dato proprio a disposizione. Ogni volta che noi chiamiamo, l'amministrazione è sempre presente. Oggi è una giornata particolare, come dicevo prima, è la festa della mamma e in più comunque andiamo a festeggiare quelle che sono la figura più importante della nascita, che è l'ostetrica. Calcolando comunque che la festa comunque vera e propria internazionale è il 5 maggio. Io oggi non sono in veste di ostetrica del consultorio di merito, oggi sono in veste di presidente del collegio degli ostetriche della provincia di Reggio Calabria. E io qua ho una parte, diciamo, ho le giovani leve che comunque mi seguono e abbiamo dato atto appunto a questi eventi. Abbiamo cercato di coinvolgere tutto il territorio nostro della provincia. Siamo stati il giorno 5, abbiamo festeggiato l'ostetrica all'Opri, dove l'amministrazione comunale ci ha lasciato proprio anche lì un ampio spazio in una grande sala. Ieri siamo stati nella parte di Renica, di Zigoni, nel centro commerciale, dove lì abbiamo allestito un gazebo e abbiamo dato tutta l'informazione possibile alla cittadinanza. Oggi siamo qui. L'ho voluto io oggi, proprio di domenica, perché proprio io, oltre che, come dicevo, sono presidente, seguo le donne di questo territorio. Seguiamo, ci siamo le ostetriche del consultorio, seguiamo le donne, quindi era giusto che oggi, proprio a casa nostra, andavamo a festeggiare le donne e quindi la loro festa, sia per loro che per noi. Oggi, prima di cominciare e dare avvio ai lavori, voglio dare la parola al sindaco, così intanto ci spenderà due paroline perché poi ha altri impegni istituzionali. Dopodiché cominceremo proprio con i lavori veri e propri. Sì, grazie, buonasera a tutti. Intanto un particolare che è sfuggito a Paola. Facciamo gli auguri a tutte le mamme. Con un applauso fate voi stessi. Io vi chiedo scusa in anticipo, un momento è particolare, sapete benissimo, così mi giustifico per l'assenza, per la forzata assenza. Parliamo del piano sanitario aziendale, domani avremo un incontro a Reggio. Il piano aziendale che purtroppo mortifica quelle che sono le aspettative del comune, dell'ospedale di Medio, quindi del comune capofila. Tutt'altra previsione, tutt'altre erano le direttive del primo decreto scura. Quindi vediamo quello che riusciamo a fare. È certo che chi pensa che il sindaco di Medio possa subire passivamente in silenzio si sbaglia di grosso. Io oggi partecipo a due certezze. La prima certezza è che Medico, il sindaco, l'amministrazione comunale e sicuramente quasi tutta la cittadinanza di Medico sarà pronta alla guerra santa per la difesa dell'ospedale, per i diritti del cittadino. E questa è la prima certezza. La certezza è che sicuramente gran parte delle ostetriche, se non dico tutte, perché c'è sempre qualche avversario politico che vede la nota stonata dell'amministrazione, vabbè, questo non lo possiamo evitare. Però in questa guerra santa credo che le ostetriche saranno al nostro fianco e la città di Medico sarà al fianco dell'amministrazione comunale, di questo me ne sono grato. Adesso io non posso che ringraziarvi per quello che state facendo, per quello che fate durante il vostro lavoro. Vi ringrazio prima come genitore, Paolo ha seguito mia moglie in entrambe le gravidanze e posso dire che è un punto di riferimento non solo per noi di Medico ma per tutto l'Interland. Quindi prendetela come esempio, anche se so che effettivamente diciamo, per voi è una sorella, una mamma, più che una guida. E statevi sempre vicino così come state facendo. Io ringrazio lei, ringrazio voi per quello che fate, non vi rubo altro tempo perché non riuscirei a scendere nel dettaglio della tematica perché sono ignorante in materia, essendo tutt'altro, rivolgendo tutt'altra professione. Io rinnovo i ringraziamenti per quanto riguarda l'amministrazione di merito, qualsiasi iniziativa voi volete portare avanti, saremo sempre con voi, saremo sempre al vostro fianco
e vi chiedo di fare altrettanto con noi, perché le problematiche del Comune di Melito sono tanti e tali che in questo momento ci fanno camminare sul filo di lana. Io l'ho detto nell'ultimo Consiglio Comunale, forse siamo a un passo dal dissesto, stiamo cercando di evitarlo. Melito è al bivio, può bifurcare andando a destra o a sinistra, scegliamo, e vedere la luce e quindi la speranza di riuscire da quel tunnel in cui l'abbiamo trovato. Possiamo anche, corriamo il serio rischio di rotolare e purtroppo non riuscire più a rialzare la testa. Comunque la speranza noi l'abbiamo accesa, vi chiediamo di starci vicino e speriamo, che l'augurio che voglio fare oggi nella festa della mamma è che tutti assieme, con le mamme in testa, riusciamo a far riemergere la nostra amata Melito. Grazie. Per le belle parole. Aspetto solo il volante. E prima di introdurre proprio le slide, volevo proprio spendere due parole proprio per la giornata. Io dico che ogni mamma nella giornata di oggi non può che celebrare l'ostetrica che ha incontrato nel suo cammino, soprattutto quella conosciuta durante il parto. Una donna fino a quel momento sconosciuta, ma che in poche ore ha conosciuto la più profonda e intima personalità di quella mamma che stava per nascere. Ci si mette una vita e spesso non è neppure sufficiente per conoscere realmente una persona. Lo stetrico invece ci riesce in poche parole, in poche ore, scusi. Durante il travaglio e il parto, infatti, la futura mamma è costretta ad abbassare tutte le sue difese per poter accogliere la vita che ha in grembo. Il dolore intenso che prova e la particolarità della situazione che sta vivendo non le permettono scuse, maschere, fughe. Deve affrontare la situazione, deve essere attivamente presente e responsabile della vita che sta per nascere. In queste ore di intensa emotività, dove finalmente il corpo e la mente si uniscono e lavorano all'unisono, lo stetrico è l'unico raggio di sole. Lei è la guida, l'unica persona che può capire la futura mamma e può aiutarla, la persona più importante in quel momento. La nascita di un figlio è un avvenimento che rimarrà per sempre impresso nel cuore e nella mente di una mamma. Ci si ritrova spesso a riviverlo, a ricordarlo, a trarne insegnamento. E lo stetrico che ha accompagnato il parto è presenza costante di questo ricordo. È una donna che rimarrà al fianco delle mamme in gravidanza, al parto e dopo il parto e per sempre, che posterà i suoi segreti più intimi. Lo slogan di quest'anno proprio è lo stetrico per le donne ora più che mai. Diciamo che comunque ogni anno noi andiamo a festeggiare lo stesso con uno slogan diverso. Abbiamo avuto quest'anno questo slogan, l'anno scorso era le ostetriche insieme per l'intera comunità. E come dicevo prima, il 5 maggio di ogni anno si celebra proprio in tutto il mondo la giornata dell'ostetrica. Tutto questo è stato ideato negli anni 80 da questa confederazione della Midwifery, dove appunto si va a ricordare questa figura importante. Questa associazione sono, è un'associazione internazionale non governativa che raccolta 85 associazioni, di cui 75 hanno proprio lo scopo quello di riunire e rappresentare l'ostetrica. Nello stesso tempo tutto questo fa sì che l'ostetrica sia al centro dell'attenzione della comunità, della mamma e del bambino. Lo slogan, come dicevo, quest'anno è lo stetrico per le donne ora più che mai, che ha la finalità di richiamare l'opinione pubblica sul ruolo strategico, ora più che mai. Ora in una situazione di crisi che voi bene o male la vivete ognuno nel vostro territorio, avete visto quanto personale manca e quindi questa figura quanto è importante, proprio per promuovere la salute delle donne e dei loro bambini. In tutta Italia sono stati organizzati per questa giornata eventi e, come dicevo, noi l'abbiamo fatto sul nostro territorio. Qui faccio vedere questa piccola foto dove ci sono alcune mamme del corso che anche loro hanno voluto aderire ed essere presenti in questa giornata. Questo è proprio il giardinetto del nostro ospedale, sono scesi anche loro a festeggiare proprio. Eccole qua, ce l'abbiamo una mamma di queste che ha già partorito l'altro ieri, quindi fino all'ultimo è venuta e ha collaborato con noi. Qui siamo a Lopri, il giorno 5 siamo stati lì a Lopri, abbiamo fatto quell'altro evento e qui è una parte che rappresentavamo. Qui siamo alle Zigone,
eravamo lì pronti per partire con gazebo e quant'altro, dove abbiamo avuto anche l'onore di avere gli strumenti di un'ostetrica quasi 100 anni fa, quindi avevamo la sua borsa custodita dai nipoti, pronipoti, ce l'hanno portata, sono state veramente garbati. Alla fine del nostro colloquio che noi avremo qui, vedete che fuori all'entrata abbiamo allestito pure noi un piccolo museo, diciamo, delle borse ostetriche e delle ostetriche del tempo. Abbiamo già una vecchia, la signora Moro, che ci ha portato la sua borsa ostetrica negli anni 60, quando lei proprio andava, faceva la condotta. Quindi abbiamo pure questo. E poi ora vi recito questa piccola poesia che il signor Giovanni Rizzuti ha dedicato a noi ostetriche. In ogni paese ce n'era una, aiutavano a nascere dalla natura, che un tempo si diceva così, con semplicità e professionalità. Adesso il progresso ha tutto cambiato, tutte in ospedale col parto pilotato. Si partorisce in acqua, sedute, sdraiate, allo stesso modo di quando le donne si sono create. Le donne adesso non vogliono soffrire, hanno paura di poter morire. Il parto cesareo, un'eccezione, ha provocato una rivoluzione. Nelle case senza comodità nascevano i neonati senza difficoltà. Dalla creazione è stato fatto sempre così, partorire in casa come si faceva tutti i dì. L'ostetrica è necessaria in questa società, valorizziamola come 100 anni fa. Quindi lo ringraziamo veramente perché ci ha messo proprio un impegno, ecco. Ora andiamo a vedere un attimino, facciamo un discorso di quello che era l'ostetrica, cosa faceva un tempo e piano piano il suo percorso formativo e l'ostetrica di oggi. Quindi io faccio proprio una carrellata. Comunemente si pensa che comunque dell'ostetrica è quella che fa nascere i bambini. In realtà però questa è solo una delle sue tante funzioni. È costantemente accanto alla donna in prima linea per difendere il diritto alla salute e al benessere del suo fisico. L'ostetrica è la professionista sanitaria oggi, che in possesso della laurea in ostetricia, conseguita presso la facoltà di medicina e chirurgia e l'iscrizione all'albo professionale, si occupa dell'ambito ostetrico, ginecologico e neonatale. Andiamo a vedere, una volta non la conoscevamo questa figura come la levatrice, andiamo a vedere cosa faceva un tempo questa levatrice. Per millenni i primi istanti di vita dell'uomo si sono avvalsi di una singolare figura di donna capace di intervenire nel momento della nascita di una nuova vita ed era proprio la levatrice. Ripercorrendo la storia la troviamo pressoché in ogni epoca e in ogni civiltà, la figura che accompagnava la donna in tutto l'evento e anche dopo. Professione che ancora oggi riveste un ruolo sociale importantissimo e affascina numerosi giovani che si avvicinano al mondo del lavoro. Le origini dell'ostetrica possiamo dire che comunque risalgono all'umanità. Nasce con la necessità proprio della donna di essere aiutata al momento del parto ed è influenzata da riti, pratiche magiche. Un tempo infatti le levatrici ostetriche un tempo erano proprio viste come piccole strelle proprio. Così come lo erano nell'antichità tutti i momenti importanti della vita. I primi a lasciare testimonianze sull'assistenza alla partorente furono proprio i Sumeri, quindi pensate, questa figura, una figura proprio vecchia possiamo dire. La cultura romana assorbì interamente la cultura greca. Nella Roma imperiale le grandi famiglie disponevano di schiavi specializzati nell'assistere le donne al parto ed era anche disponibile un servizio di assistenza professionale fornito da donne e avevano anche pure le baie perché li facevano pure allattare. Nonostante i rischi che comportava a quel tempo, il parto era un evento familiare, intimo proprio, si faceva dentro le mura di casa. Una sacralità che ormai si è persa nel tempo. La levatrice in qualche modo entrava a far parte della famiglia in quanto non esauriva il suo compito al momento della nascita, ma ricopriva un ruolo importante anche durante la vita del bambino, fungendo quasi da nonna. La levatrice spesso era una donna anziana, amica della partoriente, che veniva chiamata dalle donne del paese per aiutarla. Non aveva un titolo di studio, era una donna che aveva imparato l'arte della maioetica, quindi avendo visto tanti parti ormai era proprio una donna che sapeva il mestiere. Chiamata comunque un tempo levatrice, era una figura, come abbiamo detto, fondamentale, conosceva da vicino ogni famiglia e la sua presenza veniva vissuta come quella di una professionista. Infatti nei piccoli paesi le persone più importanti del paese erano il sindaco, l'ostetrica, il medico condotto e il farmacista. Queste erano le persone più acculturate di
quella piccola comunità dove tutta, diciamo, la popolazione faceva riferimento. Svolgeva la propria attività in modo relativamente autonomo, fornendo assistenza alla partoriente limitandosi a richiedere l'intervento medico nei casi di urgenza. Era dotata di tre particolarità proprio, erano doti proprio innate. Aveva coraggio, era tenace, determinata, perché a quei tempi non c'erano le macchine, quindi a quei tempi si andava a piedi o sul muro o piano piano passando gli anni con la bicicletta, quindi pensate di notte, di giorno, quindi doveva a essere presente al momento della chiamata. Quando la donna iniziava il travaglio, era munita dei suoi strumenti che custodiva nella borsa ostetrica, raggiungeva la casa della partoriente a piedi, in groppa o ad un mulo o in bicicletta. La borsa ostetrica era il testimone silenzioso del mestiere della nascita, presenza costante accanto al capezzale della donna. Nel 78 che cosa è successo a questa figura? Con la legge 833 è cambiato l'istituzione del sistema sanitario e quindi si ha la completa sospensione delle condotte. La condotta ostetrica che era faceva parte di quel comune a quei tempi veniva pagata dal comune stesso. Al momento che poi c'è stata questa rivoluzione sono state sospese queste condotte e le ostetriche sono state messe direttamente all'ospedale e parte ai consultori, perché in quel periodo cominciavano a nascere anche i consultori. Quindi questa figura quindi non si è vista più sul territorio ed ecco perché i nati degli anni 80 in poi non avete visto più questa figura nel territorio, quindi ecco che poi chi ha partorito la trovava all'ospedale, quindi non sapeva qual era il vissuto di questa figura, cosa andava a fare. Contestualmente si affermava quindi una cultura che in nome di una maggiore sicurezza imponeva il trasferimento di questi parti all'interno delle strutture ospedaliere, quindi cominciava a perdere quella che era l'autonomia, perché lì a distanza di un anno o due pressoché cominciavano a nascere i ginecologi. Negli anni 78-80 sono nati il medico specializzato per la patologia. L'introduzione quindi del ricorso alle tecnologie spesso non utilizzate in modo appropriato testimoniava uno sviluppo scientifico senza precedenti e la protezione medica ricorreva al concetto di sicurezza di eliminazione del rischio ostetrico. Il riferimento è alla crescente e inarrestabile tendenza alla medicalizzazione del parto, del percorso nascita. Quindi il parto, che è un evento fisiologico, portato negli ospedali, si è tramutato alla fine in una forte assistenza medicalizzata. Logicamente tutto questo significava controllo e anche ancora controllo, perché è normale che il medico che nasce dalla patologia ha un vissuto diverso rispetto all'ostetrica che è deputata per la fisiologia. La protagonista del percorso nascita subisce così un'involuzione. Per il crescente impegno dei medici, la sostituzione delle ostetriche con la figura del medico professionale, la scomparsa delle ostetriche dal territorio. Ed ecco che la donna ha perso di vista qual è che veramente era importante comunque il suo percorso di vita. La causa quindi che la medicazione ha preso il sopravvento e quindi la causa che portò le ostetriche all'attuale situazione di crisi fu la nascita come una loro figura che in quest'epoca cominciava a nascere. Ed ecco che in mezzo a questa crisi si appare la richiesta dell'umanizzazione, quindi abbiamo avuto un periodo di medicalizzazione, oggi si chiede il parto umanizzato. Ma se noi abbiamo dato tutta questa medicalizzazione e quindi anche l'idea alla donna, è normale che la donna ormai non sta più tranquilla, non mi fanno più controlli. Mi dice oggi che devo fare 3 ecografie in 9 mesi, ma se un tempo ne facevo una ogni mese, quindi la donna comincia ad avere veramente tanti punti interrogativi. L'importanza del ruolo dell'ostetrica alla figura di riferimento nella gravidanza è proprio può rappresentare oggi la risposta proprio all'eccesso della medicalizzazione. E come sono nati i consultori, quindi i consultori dove stanno mettendo le ostetriche al posto giusto e al momento giusto, che la donna ha bisogno proprio di essere rassicurata. Se le nostre nonne o bisnonne potessero ascoltare oggi le donne in gravidanza che fanno di epidurale, di parto cesareo e per evitare proprio il dolore, sicuramente scapperebbe loro un sorriso, ripensando a come semplicemente si partoriva una volta. Sì, una volta si partoriva come? Bastava un asciugamano, un po' di acqua calda e la presenza dell'ospedale. Il bambino veniva al mondo, perché alla fine è tutto un evento fisiologico, meno si tocca, meglio è.
I mutamenti sociali, culturali, sanitari e i progressi scientifici ne hanno fatto una figura professionale protagonista in molti settori della sanità, nell'ambito preventivo, curativo e riabilitativo. Lo spirito oggi esiste? Chi è e che cosa fa? Andiamo a vedere oggi la figura di questa ostetrica che ormai è andata man mano acculturandosi. Certo che esiste e ha conservato le competenze di un tempo, anzi le sue competenze professionali svolte in piena autonomia e responsabilità sono regolate da precise leggi dello Stato in adeguamento alle direttive dell'Unione Europea, con particolare attenzione sempre ai bisogni della salute del bambino, donna, coppia e famiglia. E fra gli operatori sanitari che è l'unica che ha proprio l'autonomia, ha la decisione di fare diagnosi e di demandare al ginecologo se quella gravidanza sta evolvendo in patologia. Quindi è proprio lei che riesce a capire. È una figura professionale presente, vigile, paziente, è un punto di riferimento della donna e della coppia per il suo sapere scientifico, per le sue capacità di supporto emotivo ed empatia, per la fiducia che ripone nelle capacità individuali di ogni donna e di ogni coppia. Quante volte in sala parto le donne hanno scambiato lo sterile per ginecologo o per infermiera? Succedeva molto spesso, succede ancora adesso. Sembra che nessuno, pochissimi, conoscono la figura dell'ostetrica. Io sono nato col ginecologo, io col ginecologo, cioè no, la figura è quella. Il ginecologo segue facendo appunto quell'ecografia, ma alla fine mi fa nascere, mi fa travagliare il bene, il travaglio, staccato alla donna e l'ostetrica. Questo è sconvolgente comunque se si pensa che il 99% delle donne ha avuto figli e quindi ha incontrato obbligatoriamente l'ostetrica almeno una volta nella sua vita. Quindi passando gli anni questa professione è andata modificandosi, attribuendo proprio a delle responsabilità e competenze approfondite. Oggi una professionista sanitaria intellettuale è un incaricato di pubblico servizio, esercita un servizio di pubblica necessità e comunque ha un profilo professionale, un codice deontologico e un ordinamento didattico. Per diventare ostetrica oggi cosa ci vuole? Ci vuole una laurea, una laurea triennale, un master di primo livello, si può arrivare alla specialistica, a un master di secondo livello e al dottorato di ricerca. Quindi vedete che è una professionista a 360 gradi. Ha delle conoscenze, vedete qua in questo qui ha delle incarichi, però ha un'ampia conoscenza e anche delle capacità e abilità tecniche, relazionali, educative nell'ambito dell'assistenza ostetrica neonatale e ginecologica. Come dicevo, fa diagnosi, dà informazioni. Oggi cosa stiamo facendo? Vi stiamo dando delle informazioni, abbiamo messo delle brochure lì appunto che serve che l'utenza debba conoscere le tematiche, deve conoscere il proprio corpo. Effetto educazione sanitaria, effetto a prevenzione, formazione e ricerca. Con chi lavora questa figura? Intanto dobbiamo dire che un membro dell'equipe sociosanitaria interagisce a seconda dei bisogni di salute con i medici di diverse specialità, col medico di base, col ginecologo, col neonatologo, col pediatra. Dove la troviamo? La troviamo come libera professionista, nel pubblico, in ospedale o ai consultori, nel privato, la troviamo nelle cliniche private, nei studi associati, nei centri di fisioterapia, negli ambulatori, a domicilio, piscine, palestre e centri sportivi. E infine all'università come dottorato di ricerca. Lo studente è chiamato comunque a prevedere i bisogni e i rischi della persona assistita, a scegliere e a decidere le azioni migliori, ad agire ovvero mettere in atto interventi di comprovata efficacia, a valutare i risultati, l'esito definitivo e conclusivo di un'azione, analizzare le linee guida, seminare i vari eventi sentinella e attenersi scrupolosamente. Possiamo dire comunque che oggi lo studente si avvale anche della telecomografia. Ha il compito di effettuare le ecografie di primo livello, quindi la donna che arriva al consultorio e viene presa in carico dall'ostetrica deve effettuare l'ecografia per vedere se quel divieto è dentro l'utero, se tutto è a posto e da fare diagnosi di gravidanza, per scrivere esami e quant'altro. Le altre ecografie, quelle più specifiche, più specialistiche, le morfologiche e quant'altro, questo deve fare proprio ed è andato al ginecologo. Quindi vedete come le due figure si
interfacciano e lavorano assieme. Cosa posso dire concludendo? Che l'assistenza erogata dall'ostetrica in condizioni ottimali ha un ruolo importante nella prevenzione degli eventi avversi, nella prevenzione gestionale delle complicanze e nella guarigione in tempi più rapidi. Mi auguro che le donne siano consapevoli di quanto sia importante per il loro benessere psicofisico avere accanto una figura professionale scientificamente e tecnicamente competente. In ogni modo l'ostetrica rimane la figura professionale per eccellenza, più vicina alla donna in tutte le fasi del suo ciclo vitale, della coppia e della famiglia. Vi ringrazio. Esaustiva, diciamo, nell'argomentare questo che è la figura dell'ostetrica. Ora mi soffermo un attimino e do la parola a una mamma perché vuole giustamente darci del suo, quindi ha portato una piccola poesia che ci vuole recitare, insomma, ce la vuole dedicare a tutte le ostetriche. Prima di tutto, buonasera, e voglio prima dedicare questo video a Lore. Questo evento,
a chi la vede, la vita la vede nascere in ogni suo giorno, in tante vite, tra pianti e grida di dolore, spalanca la porta della gioia ogni volta per la prima volta. A quella nuova vita, figlia della vita, scene vere che disegnano il suo viso, seguendo il corpo e colorando il suo cuore. A lei, che prima madre di ogni gioia, ama tutte quelle vite più della sua stessa, perché il buono ovunque si distingue. Le nostre ostetriche, amanti della vita e dei nostri figli, un amore che nasce da un cuore pieno di fiducia e speranza, un aiuto a venire al mondo, nonostante si conosca il mondo, ma c'è una forza maggiore, è la forza della vita. Quella vita che giorno, donna dopo donna, di qualsiasi cultura, paese, colore, lingua, unisce l'amore per la vita. Le ostetriche sono sempre state considerate dalla gente un bene comune, donne che affiancano il loro lavoro al travaglio delle madri, sempre a lottare da parte della vita, amate da tutta la comunità, che riceve i suoi figli dalle loro mani esperte e buone. Un mestiere nell'attività che gestiva alla fine del gestare, quel momento sacro in cui le donne ci generano e rigenerano il mondo. La prima arte della terra è quella dell'ostetrica, lasciare vivere i bambini, i nostri e quelli degli altri. Quando questa prima arte si eclissa, la vita perde il primo posto e le civiltà si confondono, si ammalano e decadono. Che dire? Voglio personalmente ringraziare oggi tanti quanti si promuovono per il bene comunitario, affinché muri di compromessi cadano, che sorgano comprensioni, compassioni, tolleranza, perché tutto ciò che è bene non viene da noi stessi, ma da Dio, e per poterlo applicare sulla nostra vita e su quella delle persone che ci stanno accanto, familiari, pazienti, clienti e quant'altro, abbiamo bisogno di imparare un amore incondizionato. Grazie. Un attimino la parola al dottore Zavettieri, che voleva dare qualche contributo anche per la giornata di oggi alle ostetriche. Ringrazio l'altro dottore ancora. E per me una gioia partecipare oggi a questo incontro. Gioia perché a Merito, che è stato per molto tempo luogo deputato alla cura delle partorienti, si ritorna a parlare di ginecologia. Un grande filosofo, Socrate, diceva questo: come mia madre sterile ha aiutato gli altri, le altre donne a partorire, io sterile di cultura, di sapienza, di sapere, aiuto gli altri a partorire te. Le ostetriche, ieri come oggi, sono state sempre figure di prossimità, sempre persone che continuano a tendere la mano verso la donna, ma la donna non concepita soltanto come donna che è prossima a regalare, a donare vita, ma donna nella sua complessità, ricca di problemi, di amarezze, di dolori. E proprio a loro che ora va il mio più sentito grazie. Una volta le ostetriche erano figure presenti in ogni nostra realtà, e un ringraziamento lo voglio fare e ricordare una signora che è stata presente nei nostri territori interni, la nostra signora Flachi, che per molti anni ha incoraggiato, supportato le donne non soltanto a partorire, ma a determinarsi in quel profilo sociale che è il bene comune. La ginecologia oggigiorno nel nostro territorio soffre. Soffre perché non c'è più quell'amore verso chi soffre, verso chi è ammalato. E l'augurio più bello che posso fare è che l'incontro odierno possa essere non un punto di partenza, ma il punto di arrivo, affinché le istituzioni possano capire che un territorio senza salute è un territorio povero di identità, di missione, di cooperazione sociale. Un complimento lo voglio fare ai tanti ginecologi che affiancano queste grandi donne, il mio pensiero va a Evoli,
Catanoso, Quartuccio, Marciglieri, ora Geraci, Alati, che costantemente a volte oltre l'orario di servizio limitano la propria libertà, tolgono tempo alla famiglia per stare vicino a queste donne che sono prossime a regalarci il futuro che oggi è piccolo ma domani sarà grande. Grazie. Discostando davvero da quella che è la figura del ginecologo, ma senza mai metterle in antitesi. Le attività dell'ostetrico e del ginecologo sono e devono essere intimamente correlate tra di loro, in una sorta di collaborazione reciproca. Però il ginecologo si occupa principalmente della patologia, mentre l'ostetrica da secondaria è ad occuparsi della fisiologia. Il passaggio dal fisiologico al patologico però non è sempre una linea retta di confine, ecco perché queste due figure devono essere sempre in armonica collaborazione. I tempi odierni vediamo che si vanno a ispirare a quella che è la filosofia della midwifery, che va a racchiudere quelle che sono le conoscenze teoriche e pratiche, le abilità e gli atteggiamenti, ma alle quali si va a unire quelle che sono le conoscenze scientifiche, che tramite le quali l'ostetrica si rapporta con la persona, quindi con la donna e con la coppia, che mantiene tutto. Varie sono le abilità che vengono attribuite all'ostetrica, quindi promuovere, tutelare e mantenere lo stato di salute e benessere della donna, del neonato, della coppia, della famiglia e della collettività. Tutelare i diritti universali relativi alla salute sessuale e riproduttiva, favorire nella donna e nella coppia una procreazione responsabile, facilitare, agevolare e sostenere la coppia verso il ruolo di futuri genitori e la formazione di una nuova famiglia e preservare la naturalità del percorso della nascita. Nel profilo professionale dell'ostetrica viene fissata una competenza peculiare, cioè quella di assistere e consigliare la donna nel periodo della gravidanza, parto e polperio, e quindi di fronte a situazioni potenzialmente patologiche chiede il contributo del medico e in sua assenza è in grado di prestare le misure sanitarie indispensabili per salvaguardare la vita della persona. L'ostetrica, nella sua autonomia professionale, non è isolata né entra in conflitto con il ginecologo, anzi le due figure sono parte integrante, collaborano e si completano l'uno con l'altro verso lo scopo comune e prioritario che è la salute fisica e psichica della donna e del suo nascituro. Insieme le due figure accompagneranno la donna a vivere l'esperienza più straordinaria e naturale della vita propria e della coppia. L'ostetrica a volte madre, altre volte sorella, altre ancora amica, consiglia e informa, ma sempre cerca soluzioni insieme alla donna, rispettando la sua cultura, il suo modo di essere e tenendo le sue scelte. In Italia vediamo che l'assistenza in gravidanza viene erogata negli ospedali pubblici, nelle cliniche private, nei consultori familiari e negli ambulatori territoriali, dove l'ostetrica è e deve essere sempre presente, assicurando così un'assistenza materno-fetale di qualità attraverso una sorveglianza clinica, una sorveglianza strumentale, una sorveglianza laboratoristica, rivolta alla tutela della salute e quindi alla diagnosi precoce in fattori di rischi o di eventi potenzialmente patologiche. La caratteristica della professione di ostetrica è quella dunque di un approccio globale alla donna madre e al bambino, prima, durante e dopo la nascita. E l'ostetrica fa questo attraverso una serie di approcci, un approccio clinico corporeo, un approccio relazionale, un approccio comportamentale e un approccio emozionale. Per quanto riguarda l'approccio clinico corporeo lo dobbiamo distinguere in quelli che sono il primo, il secondo e il terzo trimestre di gravidanza. Vediamo che nel primo trimestre di gravidanza iniziano a esserci i primi cambiamenti a carico del corpo materno, quindi i fianchi si arrotondano, il peso aumenta, si verificano mutamenti somatici.
Nel secondo trimestre invece inizia la vera e propria comunicazione interiore madre-figlio, favorita dal flusso e dallo scambio placentare, quindi hanno inizio i primi movimenti attivi del bambino che diventano realtà e quindi la donna prende coscienza che dentro di lei sta nascendo una nuova, si sta formando una nuova vita. Nel terzo trimestre invece il bambino è più formato, riconoscibile nelle sue parti, i movimenti seguono un ritmo individuale, indipendente dalla madre, quindi il bambino inizia a caratterizzarsi come individuo. Ed è proprio in questa fase, quindi in questo terzo trimestre, che avviene quella che è la propria la simbiosi endogena. E quindi gli organismi della madre e del bambino si assomigliano in tutto e per tutto. Il compito dell'ostetrica è quello, dunque, di aiutare a capire quali importanti meccanismi avvengono nel corpo della donna e come può aiutare il bambino a creare le basi dell'esistenza. E ha inoltre il compito principale di confermare e rinforzare la sua capacità materna e incoraggiare, sostenere e accompagnare la coppia verso un adeguato ruolo genitoriale. L'approccio relazionale invece comprende quello che è il sostegno relazionale, quindi l'ascolto e la presenza della donna, il sostegno emozionale, l'incoraggiamento e la rassicurazione e il sostegno difensivo, cioè essere in grado di capire quelle che sono le paure della donna, della coppia, e anche capire quali sono i sogni di questa donna. E l'ostetrica in questo caso deve rivolgersi sempre alla coppia e non solo alla donna. Per quanto riguarda l'approccio comportamentale, vediamo che ogni donna ha un proprio ritmo e delle proprie modalità comportamentali, però la gravidanza va a comportare alcuni cambiamenti che possono essere totali o parziali e quindi possiamo avere da una parte il bambino che è in equilibrio comportamentale con la madre, quindi va a creare un legame armonioso. Invece dall'altra parte abbiamo un bambino che è in contrasto e quindi costringono la madre a rallentare i suoi ritmi o a cambiarli radicalmente. E quindi il compito dell'ostetrica è proprio quello di favorire l'adattamento della donna ai specifici bisogni di quella gravidanza. L'approccio emozionale quindi traccia le principali tematiche interiori che la donna incontra nel suo percorso e quindi il rapporto col proprio terreno materno, i sogni, la sessualità che sono un piano profondo di comunicazione. La donna quindi sente il bisogno di essere accudita e coccolata, mostra una certa fragilità emotiva che può manifestarsi con degli sbalzi di umore e con le espressioni improvvise e dirompente di emozioni come la tristezza e la rabbia. Vediamo che in questa fase la donna sente il bisogno istintivo di riavvicinarsi alla propria madre, in quanto ha la necessità appunto di trarre esempio da lei ed essere supportata. E in questa fase vediamo che avviene anche un altro passaggio fondamentale, che è il passaggio dall'essere figlia a divenire madre. Tutti questi eventi possono e devono essere spiegati dall'ostetrica anche durante i corsi di preparazione al parto che vengono svolti nei consultori. Il corso di accompagnamento alla nascita è un'occasione importante nella quale un gruppo di donne che avrà il suo bambino nello stesso periodo si incontra, condivide emozioni a volte di noi e riceve delle informazioni che sono basate in primis sulle conoscenze scientifiche e poi sul frutto diretto dell'esperienza dell'ostetrica. Di che cosa si parla durante questi incontri? Di quelli che sono i cambiamenti durante la gravidanza, della crescita del bambino in utero, dell'allattamento, dell'epidurale, del dolore del parto e altri argomenti. Ogni incontro inoltre prevede, oltre che la parte teorica, anche una parte pratica, cioè vengono fatti dei lavori corporei mirati ad attivare risorse ed energia per una buona nascita, ricercare le posizioni più dritte e antalgiche da utilizzare poi durante il travaglio e trovare il proprio respiro per il parto. Quando una donna sa cosa va incontro e quali sono le varie possibilità concrete, quando si sente in possesso degli strumenti adatti per affrontare la gravidanza, il travaglio, la nascita, l'allattamento, quando comprende il senso funzionale ed emozionale di tutto ciò, allora può andare incontro alla nascita di suo figlio con fiducia, sicurezza e motivazione. E lo stesso vale per il suo partner. L'ostetrica quindi si pone come obiettivo l'intervento volto alla tutela e al mantenimento della salute globale della persona nel corso dei vari eventi che caratterizzano ogni singolo periodo della sua vita, in quella che viene appunto definita continuità nell'assistenza. E individua strategie, criteri diagnostici e percorsi terapeutici insieme alla figura del ginecologo e degli altri operatori sanitari. Ma chi è il ginecologo? Il ginecologo è un medico specializzato in ginecologia e ostetricia
che si occupa della donna in tutte le fasce di età, occupandosi anche delle problematiche legate alla sfera sessuale e riproduttiva e alle tecniche di fecondazione. Oggi si assiste sempre più alla graduale medicalizzazione della gravidanza e del parto, con una presenza sempre più imponente del medico specializzato. Quindi non si partorisce più in casa, ma in ospedale, e la gravidanza è seguita come se trattasse di una malattia, con controlli mensili, per prescrizioni di esami in laboratorio ed ecografie continue. Altro aspetto negativo della medicalizzazione è soprattutto l'aumento dei parti operativi, in particolar modo del taglio cesareo. I ginecologi dunque sono formati soprattutto per curare ogni genere di patologia che riguarda l'apparato genitale della donna. In particolare sono formati quindi per individuare, prevenire e curare durante la gravidanza, il parto e dopo il parto le complicazioni che possono presentarsi. Quindi tra le competenze del ginecologo rientrano tecniche invasive di diagnosi prenatale, quindi amniogenesi e litrogenesi, ma anche tecniche non invasive, ma che comunque l'ostetrica non può fare, quindi screening del primo e secondo trimestre, quali tritesi, dissimetria, l'intelligenza nucale e così via. Esecuzione di ecografia di secondo livello, perché l'ostetrica, l'auto dell'ostetrica è autorizzata, ma la sua autonomia può fare solamente con la cosiddetta ecografia office. Le prescrizioni ed esami di laboratorio specifici, perché anche l'ostetrica, sempre con la nuova legge sull'autonomia, può prescrivere gli esami di laboratorio per andare a valutare, quindi fare diagnosi di gravidanza fisiologica, prescrizione di farmaci, esecuzione di parti operativi e interventi in ambito ginecologico. Tra i due modelli di assistenza, quello delle ostetriche e quello controllato dai medici ostetrici, si trova la madre, la quale desidera il meglio per sé e per suo figlio. Una cosa è certa, le ostetriche e i medici ostetrici non sono intercambiabili, essi hanno storie diverse, la formazione è differente, i ruoli e le competenze sono distinte, ma gli obiettivi che si danno, che devono essere concretamente realizzati durante questo straordinario evento chiamato percorso nascita, sono proprio gli stessi. Ora, davanti alle due figure professionali che per eccellenza si occupano della donna, l'ostetrica da una parte che è sempre più professionista ma scientifica e il ginecologo dall'altra che di fronte a mera responsabilità medico-legali ha medicalizzato sempre di più la gravidanza e il parto, mi sono chiesta, ma la donna a quale figura professionale affida con più sicurezza se stessa e il suo bambino? Concludo dicendo che ognuno mette in campo il proprio talento, ma solo un buon gioco di squadra regala l'emozione del successo. Bene le due figure, quindi le due figure che in effetti sono tutte e due concordi per lo stesso divenire per il bene della donna, ma che comunque hanno delle capacità differenti e delle competenze differenti. Ora andiamo a vedere un attimino queste due figure dove lavorano e con precisione nel consultorio. Il consultorio che comunque è un servizio che è gratuito all'utenza. Si accede presso questo servizio senza impegnative, quindi è un servizio proprio che la donna proprio può entrare a qualsiasi ora perché è servita in toto. Noi abbiamo a merito è nato il consultorio a 14, ovvero a merito aveva già in dotazione il consultorio, ma non c'era la figura importante, la figura, la protagonista che era l'ostetrica. Al momento che hanno inteso il punto nascita hanno convertito questo consultorio in alta 12, quindi sappiate che questo consultorio di merito è il secondo della Calabria, il primo della provincia, quindi dove voi entrerete nel consultorio a tutte le ore, dalla mattina alle 8 fino a sera alle 8, fino a sabato troverete sempre le ostetriche. Queste ostetriche che comunque prende un incarico non solo la donna in gravidanza, ma anche fanno dei controlli, fanno visite a livello ginecologico e quindi da lì la donna può accedere a fare anche le ecografie. Questi consultori sono nati, calcolati negli anni 75, quando io vi ho detto che c'è stato proprio quell'ordinamento della legge 833. Negli anni 75 sono nati questi consultori.
per volere delle donne, quindi è un servizio proprio che è nato con le donne, sono state le donne a dire sì, state portando in ospedale il parto, ma noi vogliamo un punto di riferimento dove trovare l'ostetrica, e quindi ecco che sono nati questi costruttori. Sono nati negli anni 75 con la legge 405. Nasce proprio per dare l'assistenza a tutta la famiglia e alla coppia, dove comincia lì a dare un'assistenza dall'inizio, prima del concepimento, quindi nella fase preconcezionale. Attraverso questa legge vengono definiti i tratti proprio essenziali del consultorio, che ha una finalità sociale, sanitaria e assistenziale della donna. Operano, lo se ne copre in equipe, quindi noi abbiamo questo consultorio che è l'unico della provincia dove è completo di tutte le figure. Abbiamo l'ostetrica, quindi siamo tre ostetriche che lavoriamo, il ginecologo, psicologo, assistenti sociali, abbiamo l'infermiera, abbiamo il pediatra, il neuropsicologo infantile, quindi vedete abbiamo tutte le figure proprio sul sociale. Nel 78 l'OMS, durante la conferenza svolta ad Alma, ha evidenziato il ruolo preventivo e educativo degli ostetrici e a tutela della salute della comunità, per tale motivo proprio ha delegato agli ostetrici, proprio e più che al medico, proprio agli ostetrici la responsabilità sociale. Perché in effetti al consultorio lo stesso avere proprio da vicino la donna. Perché l'OMS ha delegato le ostetriche? Perché considerate la loro funzione, sono costantemente accanto alla donna, per difendere proprio il diritto alla salute e il benessere proprio della donna stessa e anche al mantenimento della fisiologia. Noi siamo proprio le protettrici della fisiologia. Il parto, come noi diciamo e come è un evento fisiologico, quindi va lasciato al tempo, ci vuole il tempo, non c'è fretta nel parto. La bisogna stare piano piano, aspettare, l'unica figura paziente è l'ostetrica. L'ostetrica quindi è una figura professionale comunque che è al centro dell'attività consultoriale, una delle professioni più antiche, come abbiamo già detto, nel nostro sistema sanitario italiano. Viene identificata come professione intellettuale e implica decisioni fondate sull'autonomia e sulla responsabilità. Nell'infanzia e nell'adolescenza, direi all'interno del consultorio si occupa sia dell'infanzia e dell'adolescenza, si occupa fa prevenzione primaria seguendo appunto alcuni percorsi su situazione dell'affettività, condizione di gruppo, fa posti preparto, assiste prenuziale con una donna, quindi segue la danza fisiologica, e nell'età adulta segue anche, fa anche del cancro a livello menopausale. A livello qui abbiamo alcune ragazze che hanno partecipato ai nostri corsi e ho portato alcune cure, qualcuno c'è già pure in sala, così come si vede. L'ostetrica offre anche consulenza, come dicevo, preconcezionale e offre anche protezione all'allattamento, segue in prima persona le danze fisiologiche. Conduce e porta a termine i parti e in più segue la donna anche dopo il parto. Oggi con le decisioni precoci protette la donna partorisce, va in ospedale 48 ore e ritorna a casa. Da lì l'ostetrica prende in carico la donna, la puerpera, per seguire proprio tutto il puerperio il dopo del parto, quindi andare ad assistere quello che è i bisogni della donna con l'allattamento. E infine nell'età matura fa il caso di menopausale, quindi va a fare la prevenzione dell'incontinenza urinaria e effettua anche delle visite se necessario. L'ostetrica quindi partecipa oltre a questo anche all'educazione sessuale e sanitaria. L'educazione sanitaria sessuale che noi la possiamo trovare anche nelle scuole, quindi andare lì a fare qualche ora di educazione sessuale ai ragazzi. Fa delle consulenze preconcezionali, offre proprio una consulenza prima di affrontare la gravidanza, vanno fatte delle analisi precise prima della gravidanza, va la somministrazione dell'acido folico proprio per prevenire quella che è diciamo, le malattie del tipo neonale. Il percorso nascita, come vi dicevo, questa è una donna che è entrata nel nostro consultorio, l'abbiamo seguita e quindi proprio lo stendere del consultorio proprio ha questa capacità di queste gravidanze. Qui siamo nei momenti del posto di accompagnamento alla nascita, dove le donne, come diceva la collega, abbiamo dei momenti sì di teoria ma anche momenti di pratica. Ecco, qui si stanno facendo un po' di esercizi e poi il momento del rilassamento della respirazione. L'obiettivo del corso di accompagnamento alla nascita è proprio per dare la consapevolezza alla donna che sta
sta per partorire. Quindi la donna deve essere consapevole, quindi deve dare l'aiuto principalmente al parto. Quindi non è una donna passiva, ma deve essere attiva, perché se lei riconosce che il suo corpo si sta mettendo in movimento per far nascere il bambino, deve collaborare, e con il quale alla fine il bimbo nasce in maniera tranquilla e avremo sicuramente un bellissimo parto. Questi sono i momenti dopo del parto, hanno partorito, sono ritornati al nostro consultorio e dopo questo ci hanno portato i bimbetti e abbiamo fatto un piccolo incontro. Qui ci sono altri momenti degli altri corsi, delle donne che fanno gli esercizi. Qualcuno si rivede? Eccoli qua. Questo è il momento della visualizzazione, si stanno rilassando, spieghiamo come devono dormire, perché negli ultimi mesi comincia a esserci l'insonnia e quindi andiamo a spiegare quanti cuscini devono usare, come e come sopperire a tutte queste difficoltà. E poi c'è l'allattamento, quell'altro bel percorso che è l'allattamento, perché oggi abbiamo visto che comunque le mamme non allattano, ma non perché non vogliono allattare, perché non sono sostenute. Ed ecco che il consultorio che prende in carico la donna fa sì comunque che le dia le investigazioni possibili, così la donna è veramente pronta per allattare. Abbiamo visto che comunque i bambini allattati al seno sono bambini sani, bambini che non producono patologie, non vanno incontro ad allergie. E come vi dicevo, parliamo di interventi di questione sanitaria e sessuale. Andiamo pure con la 194, che è la legge sull'interruzione di gravidanza. Il consultorio sostiene queste donne e li accompagna in tutto il percorso. Facciamo la prevenzione dei tumori della sfera genitale femminile, inviando a casa alle donne da 25 anni in su fino a 65 la letterina, dove comunichiamo che deve venire a fare il pap test, e poi andiamo a fare la prevenzione primaria. E poi a livello di menopausa andiamo a fare il counseling alla donna che entra in un'altra fase di vita, quella che è della menopausa, e il momento veramente che la donna mi dice non mi capisco più con mio marito, e poi ha ragione. E quindi andiamo lì a dare proprio i consigli utili proprio sia per lo stato fisico che anche relazionale. La strategia dell'ostetrica nel consultorio mette in atto per raggiungere che cosa? Raggiungere gli obiettivi educativi e assistenziali che il ruolo prevede. Quali sono? La riduzione delle disuguaglianze sociali in tema di assistenza, accogliamo tutte le donne di qualsiasi nazionalità. Migliora i servizi perché semplifica le procedure e riduce le liste d'attesa. Se devo andare a fare un'ecografia, è inutile che vada, mi prenoto, accedo tramite il consultorio. In giornata o all'indomani già si fa le cose. Ottiene la fiducia dei cittadini proprio perché fa conoscere il proprio ruolo, quindi è per la popolazione. Quindi il consultorio è il posto, il consultorio è dell'utenza. In conclusione, io dico che le attività precedentemente descritte non sono certo esaustive, e l'operato delle persone non si limita solo a questo. Questi interventi sono servizi primari che rientrano nei programmi LEA e attengono a preservare il benessere e a promuovere la salute della donna e della famiglia. Dovrebbero essere garantite a tutta la popolazione come prestazioni di base erogate in tutti i consultori familiari. È impensabile che un'ostetrica possa assolvere a tutti questi compiti se un consultorio serve a una popolazione di 20.000 abitanti. Forse per questo in tale situazione l'ostetrica ha solo alcuni di questi servizi. Tipo da noi, per quanto siamo in tre, però per adesso è un consultorio in itinere, quindi ancora non abbiamo spazi. Avendo gli spazi giusti, noi potremmo attuare tanti altri corsi, non solo di accompagnamento alla nascita, ma anche della riabilitazione dopo il parto, e andare fino a fare dei corsi anche per le donne in menopausa. In realtà non è eccezionale, ad una sede sono affidati più consultori di un distretto sanitario. In questi casi la sede non svolge un ruolo sanitario, bensì un ruolo subalterno finalizzato al supporto delle attività di altri professionisti, determinando così uno scadimento delle prestazioni e uno spettro delle risorse. Attraverso la realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento delle qualità, lo stakeholder in collaborazione con gli altri professionisti presenti nel consultorio potrà proporsi come operatrice competente e rispondente ai bisogni della salute delle donne, dei neonati, della coppia e della famiglia. Grazie. Ho cercato proprio di farvi capire
che cos'è il consultorio, perché sicuramente in passato voi non lo conoscevate, conoscevate solo l'ospedale. Dovete capire che oggi l'ospedale fa soltanto assistenza sanitaria di pronto intervento, quindi il consultorio è quello che poi alla fine si prende il carico di tutto il personale dopo della degenza. Quindi il punto di riferimento della donna dopo che va a partorire deve essere il consultorio. Quindi se la donna ha qualsiasi problema si deve rivolgere al consultorio, in pertinenza di dove abita. Ci sarà sicuramente nell'arco, come vi dicevo, in 20.000 diciamo, persone, c'è sempre un consultorio. Quindi avvicinatevi lì e avete tutte le cure possibili. Ora do la parola alla collega. La collega Fabia Albano ha preparato una relazione che è lo stage dell'educazione all'affettività. L'educazione all'affettività che cos'è? E in effetti è un po' strano, perché da noi insomma andare a parlare di educazione sessuale ai bambini di 7-10 anni insomma ci viene un po' difficile, della famiglia stessa insomma ci viene difficile. Allora lei ora ha preparato questa piccola relazione ma veramente molto produttiva e ce la lascia proprio in pieno titolo, dai. Buonasera a tutti innanzitutto. Come ha già detto Paola, l'argomento che ho trattato è l'educazione all'affettività. Ma che cos'è che noi vogliamo dire con questo termine? L'educazione all'affettività è quel processo di sviluppo e di apprendimento del bambino che lo porta ad avere un'immagine positiva e soprattutto realistica di sé, aiutandolo a facilitare i rapporti interpersonali e rendendoli gratificanti. Adamo ed Eva ebbero dei figli, come tutti noi sappiamo, questi ancora ebbero altri figli finché si popolò tutta la terra. Tempo fa, a proposito di bambini, si raccontavano delle storie molto divertenti. Si diceva che portano le cicogne, altre volte si diceva si trovano sotto i cavoli, ma ovviamente erano tutte delle favole. Ve lo immaginate voi bambini in groppa a una cicogna? Io proprio non ci riesco. Infatti, tutti noi oggi ormai abbiamo la consapevolezza che da un uomo di papera nasce un disco paperino, da una mamma canguro un cangurino, da una donna ovviamente nasce un bambino. Nasciamo con un corpo e la prima cosa che ci viene controllata è di che sesso siamo. Ci guardano i genitali per dire se siamo maschio o femmina, tutti i nostri documenti esprimono di che sesso siamo, quindi tutto il ritmo biologico e sociale della nostra vita è scandito da impulsi sessuali. Però sembra brutto e imbarazzante educare i bambini alla sessualità. Dalla più tenera età educare un atto consapevole e normale. Però se lasciamo che i nostri figli crescono davanti alla TV oppure davanti a un tablet per navigare tranquillamente in internet, come potremo sperare per loro una sana e soddisfacente vita sessuale? L'espressione educazione sessuale sembra un'espressione brutta e distrattata, eppure riguarda un aspetto molto importante nella maturazione dei bambini. Infatti, oggi più di prima, il bambino è tempestato da una massa di informazioni, spesso disordinate e contraddittorie, che non sempre gli consentono di distinguere il vero dal falso, il bene dal male, il reale dal virtuale. Per cui la precoce comunicazione su un argomento così delicato non perché risulta essere un argomento scabroso, ma perché è un argomento intimo, è decisivo per sostenere il bambino prima, l'adolescente successivamente, affinché possa esprimere e vivere al meglio la propria sessualità. Parlare a bambini di sessualità è un processo continuo che inizia da quando sono molto piccoli e non deve avvenire solamente al raggiungimento della pubertà. Parlare ai bambini di sesso non li rende sessualmente precoce, anzi la ricerca sostiene che i bambini hanno una chiara comprensione delle questioni sessuali e hanno una maggiore probabilità di manifestare un comportamento più responsabile nella prima esperienza del sessuale e anche nell'uso dei contraccettivi. Parlare con i bambini, abbiamo detto, ma chi è che ha questa competenza? Chi è che lo deve fare? Educare i bambini al tema dell'affettività comporta anche in ambito di prevenzione il coinvolgimento dei genitori, che sono le figure di riferimento nella vita quotidiana di ogni bambino. Eppure anche per le mamme e i papà più emancipati può risultare imbarazzante trovare le parole giuste per spiegare ai propri figli la sessualità.
Sebbene sarebbe opportuno che fossero i genitori a fornire questo tipo di educazione, purtroppo molti di loro mancano gli strumenti educativi e le conoscenze adeguate. L'ideale sarebbe fosse fornita nelle scuole e sarebbe più utile se fosse fornita nell'ambito di un adeguato programma didattico. Oggi però troppo spesso la scuola si tende a dimenticare l'aspetto emotivo del bambino e dell'adolescente a vantaggio degli aspetti puramente cognitivi. Una delle figure che più si addice a sensibilizzare il ruolo dei genitori e della famiglia rispetto all'educazione e all'affettività dei propri figli è l'ostetrica, che si pone come professionista sanitario che promuove il dialogo e la comunicazione genitori-figli rispetto alle tematiche relative all'affettività, all'ascolto e alle espressioni delle emozioni. Quali sono gli obiettivi? Innanzitutto rendere consapevoli i bambini rispetto alle principali modificazioni fisiche e comportali che si verificano durante la crescita. Permette la comprensione dell'anatomia e delle principali funzioni dell'apparato genitale maschile e femminile, favorire la capacità di relazione con gli altri e con gli altri, prevenendo disagi e abusi, far apprendere il percorso biologico ed affettivo che porta alla nascita di una nuova vita, quindi dalla fecondazione, passando poi per la gravidanza fino al parto, far comprendere le varie forme in cui ci si può scambiare affetto e amore nelle varie tappe della vita. Perché prevenzione? Bisogna fare prevenzione. Bisogna prevenire il fatto che i bambini trovano altrove delle risposte. Bisogna essere accorti e dare al bambino ciò di cui ha bisogno in quel momento e occorre sempre rispondere alle domande dei bambini nella misura della loro richiesta, rispettando il loro bisogno di sapere e di conoscere. A questo punto ci chiediamo, ma com'è che io devo comunicare con mio figlio? Ovviamente sappiamo che nelle nostre famiglie la sessualità è un tabù, un infranto. In questa sede, suggerire ad un genitore imbarazzato di parlare spontaneamente, suggerire ad un genitore disgustato del sesso di toccare l'argomento in modo positivo è come suggerire a chi ha problemi di schiena di camminare rilassato. Quindi non voglio avere la pretesa di fornire delle ricette facilmente applicabili, però voglio ricordare alcuni principi essenziali per la comunicazione. Innanzitutto, quando rispondere? Nel momento in cui il nostro figlio ci pone una domanda è necessario rispondere immediatamente. Come? Rispondendo senza imbarazzi, perché i bambini sono esseri razionali e puliti e in genere si sono dati già una risposta ancora prima di aver posto la domanda. In che termini rispondere? Rispondere con termini precisi ma non tecnici. Per esempio, al quesito dove ero prima di nascere, potremmo rispondere nella pancia di mamma e non nel cuore, oppure dentro un sacchetto e non nel utero, perché ancora i nostri figli, se sono a maggior ragione piccoli, non hanno idea di questo organo. Con quale contenuti rispondere? Rispondere con contenuti che corrispondono alla verità. E perché se va a scuola il bambino potrà ricevere delle risposte diverse e quindi potrà perdere la fiducia che ripone in noi genitori. Con quale attenzione rispondere? Rispondere con affettività. Per esempio, ti ho tenuto tanto volentieri dentro di me, eri al caldo e alla domanda come mai sono uscito eri pronto e volevo vederti. Non bisogna mai rimandare le risposte, per esempio dicendo te lo dirò quando sarai grande, perché è già grande nel momento in cui ci pone la domanda. Non dobbiamo mai stupirci di delle domande che ci pone, non dobbiamo mai deridere i bambini e soprattutto non dobbiamo più aggiungersi per i loro quesiti. Quindi è necessario utilizzare la massima naturalezza e non sbagliamo. Possiamo distinguere tre età della vita. Fino ai 6-7 anni, i quesiti che il bambino ci potrà imporre riguarderanno se stessi e il loro passato, per esempio dove ero prima di nascere. Tra i 7 e i 10 anni potranno riguardare sempre se stessi e il proprio avvenire, per esempio come nascono i bambini. Per quanto riguarda le bambine, la questione è un po' più delicata e deve essere maggiormente attenzionata, perché dobbiamo spiegare il senso del mestruo a prima del neanche. Quindi bisogna anche ricordare che cosa accadrà nel loro corpo, che il suo corpo inizia a cambiare, che avrà delle latine pesanti, che però è un evento che corrisponde a gioia. Dobbiamo prepararle per tempo al momento della prima mestruazione. Per esempio possiamo loro dire: beh, che arrivato il momento sarà un'emozione e non una verità sconvolgente. Ovviamente, sempre nell'ambito della comunicazione, dobbiamo distinguere la comunicazione verbale e non verbale. I nostri figli non sempre si esprimono
esprimono verbalmente, ma si esprimeranno anche con dei gesti, con degli atteggiamenti, e a quel punto saremo noi che dobbiamo parlare con i nostri figli e dire anche in assenza di domande. Quindi sarà utile spiegare ai bambini che tutte le persone sono buone, che bisogna aiutarli a riconoscere che cos'è il bene, che cos'è il male, e dire loro che ci sono degli amori distorti. Concludo dicendo che spiegare il sesso ai bambini significa facilitare una libera e soddisfacente espressione della sessualità. L'educazione all'affettività non è quindi una tematica di competenza di specialisti, ma è una competenza di chi ama la propria vita, rispetta quella degli altri e sente che il sesso costituisce un modo per avvicinarsi con la forza del desiderio e il gusto del gioco ad un'altra persona. Per le legittime ovviamente discussioni dei progetti e delle problemi etici si deve aspettare l'età giusta, ovvero quando il nostro figlio non è più un bambino o un adolescente, ma è un uomo o una donna. Ovviamente ciò vale per qualsiasi tipo di insegnamento. Tutti abbiamo insegnato ai nostri figli, o dovremmo farlo, ad andare in bicicletta. Ma che cosa abbiamo insegnato in primo momento? Abbiamo insegnato a trovare un equilibrio con questo mezzo e il piacere di muoversi. Più avanti spieghiamo cosa va fatto e cosa non va fatto nel traffico. E lo stesso vale per gli insegnamenti della vita quotidiana. Vi ringrazio per l'attenzione.